esami per come si deve, in presenza. Ma vedremo chi di voi sarà in grado di superare il proprio di esame. Vedremo. Cominciamo subito. Avanti il primo. Prego, si accomodi. Lei è il signor Francesco Cinquemani. Vediamo se c'è sull'elenco. Francesco Cinquemani, Francesco Cinquemani, Francesco Cinquemani. Eccolo qua, Francesco Cinquemani. Bene, signor Cinquemani, lei nella prova scritta mi ha preso 25, ma adesso deve dimostrare di meritarlo questo 25. Quindi mi svolge questa semplicissima equazione algebrica. Su, avanti, svolga l'equazione. Come dice? Togliermi il cappello. Ma come si permette? Risponda alle mie domande e basta, se non vuole che la sbatta fuori dall'aula. Non perda altro tempo e svolga l'equazione. Ma tu guarda che impertinente. Togliermi il cappello. Allora, a che punto siamo con l'equazione? Sa risolverla o no? Bene, mi sembra allora che questa non sia farina del suo sacco. Ah, non è così. Me lo dimostri allora. Facciamo così. Lei mi svolge questo piccolissimo e semplicissimo problema di trigonometria. Tra l'altro anche questo molto simile a quello della prova scritta. Ed io le do la materia, confermandole il 25, d'accordo? Prego. Attendo lei e lo svolgimento del problema di trigonometria. Forza. Come non sa svolgere neanche questo? Ma mi scusi, come faccio a promuoverla se non risponde ad alcuna domanda? Ah, lei pretende che le confermi il compito scritto, il 25, senza rispondere a nessuna domanda. Ma lei è fuori di testa, ma io non lo so. Ma come fa a pretendere questo? Se ne vada, guardi, se ne vada, io la poggio, se ne vada. No, non voglio sentire nulla, se ne vada. Io la poggio. Va bene. Le do un'ultima possibilità, ma che sia l'ultima, mi raccomando, l'ultima possibilità. Deve rispondere, se no la poggio. Questa è semplicissima. Mi svolga questo problema di geometria semplicissimo e elementare. Forza, svolga il problema. Io l'attendo. Scusi. Ma cosa importa a lei di cosa sto facendo io? Cosa importa? Svolga il problema, forza! Non perda altro tempo! Cosa si impiccia degli affari altrui? Svolga il problema! Guardi, basta! Io non ce la faccio più con lei! Non ce la faccio più! Basta, io la poggio! Se ne vada! Se ne vada! Vada via!
vada via, basta, non voglio più sentire nulla, non voglio più sentire nulla, se ne vada, si alzi e se ne vada, lei è bocciato, si alzi e se ne vada, si ripresenti alla prossima sessione e preparato, naturalmente il compito non conterà più, quindi lei riparte da zero, dovrà dirmi tutto per filo e per segno, rispondere a tutte le domande, se no la boccio nuovamente, se ne vada. Che assurdità di ragazzo, ineducato, impreparato e presuntuoso per giunta. Generazioni d'oggi al limite della follia. Ma comunque, avanti il prossimo. Avanti il prossimo. Ma dove siete andati? Siete andati via? Beh, vorrà dire che la sessione d'esame termina qui. Io torno a casa.